Grande restauro del volto santo a settembre, i risultati delle indagini, chiusa la prima pulitura superficiale, si cerca anche di fare chiarezza sull'intricata vicenda storica dell'opera ultramillenaria. Stop ai cani in mare, scatta l'ordinanza, ma si può passeggiare sul bagnasciuga solo con un guinzaglio. Il provvedimento firmato dal sindaco Giovannetti. Ghivizzano abbraccia Di Lorenzo, festa per il capitano, una folla accolto tra applausi e cori il calciatore celebrato nel suo paese natale come campione d'Italia. Lucchese e Ciocco programmano il futuro alla tenuta di Castelvecchio Pascoli, la presentazione ufficiale del ritiro rossonero. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Bene, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura. In primo piano gli interventi di restauro al volto santo che entrano nel vivo dopo le analisi, l'indagine diagnostica condotta nel laboratorio allestito nel transetto nord della cattedrale. Partiamo da qua. Sarà un'altra Santa Croce senza volto santo, la seconda dopo quella dello scorso anno senza paramenti, a cui è seguito lo spostamento del crocefisso nel laboratorio allestito nel transetto nord della cattedrale per consentire il restauro. Gli interventi sulla scultura entreranno nel vivo nei prossimi giorni, al termine della fase diagnostica, volta proprio a calibrare i delicati lavori di conservazione e recupero dell'opera millenaria. È una campagna che ha previsto indagini radiologiche per conoscere meglio l'interno, un'analisi delle specie e lignee che compongono la struttura. È stato studiato il sistema di incastro della croce e del crocifisso. Sono in corso le stratigrafie per capire i vari strati e i componenti che lo compongono. Quindi tutto un lavoro che serve per capire come intervenire. I risultati dell'indagine, che ha coinvolto diversi professionisti, saranno resi noti e divulgati nel corso di un convegno in programma il prossimo 15 e 16 settembre, a coronamento delle celebrazioni in onore della Santa Croce. Anche i rituali della festa saranno rivisti alla luce dell'assenza del volto santo dal suo tempietto. Il 13, giorno della vigilia, la conclusione della luminara e l'esecuzione del mottettone si terranno all'esterno della cattedrale, mentre la messa del 14 settembre sarà officiata, come di consueto, all'interno del Duomo. È un'esperienza che va riscoperta come momento spirituale della nostra diocesi. Si rischia veramente di fare del volto santo soltanto un caso scientifico, un caso che rappresenta o riguarda soltanto gli estimatori dell'arte. Il volto santo è segno, emblema e soprattutto è icona della fede di questa diocesi, di Lucca. Andiamo a Capanno, ritorna il senso unico in Viale Europa per i lavori di asfaltatura. Il cantiere sarà ultimato l'11 agosto. Rush finale per i lavori in Viale Europa a Capannori. Si procede all'asfaltatura definitiva che sarà conclusa secondo i programmi l'11 di agosto. Per consentire lo svolgimento dell'opera sarà istituito un senso unico in direzione nord-sud come durante i lavori alle tubazioni. In questi 20 giorni sarà possibile usufruire di una viabilità alternativa da via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su Viale Europa. Il nuovo manto stradale di tipo fonoassorbente sarà realizzato tra via dei Masini e la rotonda di Papao su entrambe le corsie di marcia. I lavori realizzati da Acqua S.p.A. su strada provinciale con la collaborazione del Comune si svolgeranno su due turni, di giorno e di notte, dal lunedì al venerdì. Quanto riguarda l'asfaltatura, si tratta di asfaltatura fonoassorbente, quindi un'asfaltatura che andrà a migliorare la vivibilità del Via d'Europa per chi ci lavora e per chi ci vive. Questo vorrà dire che il Via d'Europa sarà molto meglio rispetto a quando sono iniziati i lavori. Questo perché ci sarà il servizio dell'acquedotto e della fognatura, ma anche perché l'asfalto sarà appunto di qualità molto migliore. I lavori si svolgeranno su tutto il giorno, quindi in un turno di giorno e un turno di notte. Questo per fare un lavoro migliore, ma anche il prima possibile. A Pietrasanta firmata l'ordinanza che vieta di far fare il bagno in mare ai cani nella zona di balneazione. Concessa la passeggiata sul bagnasciuga con però un guinzaglio non più lungo di 1,5 metri.
Stop ai cani in acqua dalle 9 alle 19. È permesso di portarli sulla battigia solo con guinzagli non oltre il metro e mezzo di lunghezza e muniti di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni. È un giro di vite strettissimo quello inserito nell'ordinanza comunale che il sindaco di Pietrasanta ha emanato, di concerto con la Capitaneria di Porto, da ora fino al 30 agosto, per porre un freno agli episodi che si sono susseguiti dall'inizio dell'estate, con un bambino morso mentre faceva il bagno e il diverbio sfociato poi in un'aggressione fisica tra un bagnino e i proprietari di un cane i quali non avevano pulito i bisogni fatti in spiaggia. Tutti elementi che hanno portato il primo cittadino a prendere questa decisione che abbraccia tutta la fascia costiera del comune, compresa la spiaggia libera di Motrone e gli stabilimenti pet friendly. Sì, abbiamo fatto questa ordinanza per cercare di regolarizzare l'accesso alle spiagge, ai bagni dei nostri amici a quattro zampe. Quindi la gente deve seguire un regolamento, anche le persone rendersi conto che non possono pensare di fare quello che è il loro comodi. Siamo una società, siamo all'interno degli stabilimenti, ci sono famiglie, bambini e quindi bisogna regolarizzare situazioni che possono anche essere a volte anche pericolose, come abbiamo visto in certi casi. Una decisione questa sicuramente destinata a far discutere, ma che riprende le ordinanze presenti un po' su tutte le coste italiane, ad eccezione appunto delle cosiddette Bow Beach, dove esistono specifiche regolamentazioni. A Pietrasanta fino ad ora si è sempre contato soprattutto sul buonsenso, ha sottolineato il sindaco, ma gli ultimi episodi ci hanno costretti ad intervenire. Ci spostiamo a Massarosa, terremoto nella lista Sinistra Comune. In una lettera aperta ai cittadini, l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi ha annunciato le sue dimissioni. La mia esperienza amministrativa e politica con Sinistra Comune finisce qua, ha dichiarato Lucchesi. Ho bisogno di una lunga pausa e di staccare completamente con la politica attiva, pur conservando lo stesso amore per il territorio e la comunità alla quale appartengo. Cambiamo pagina, torniamo a Lucca. Boom per l'attività dello sportello Cinema e TV, punto di riferimento all'interno dell'ufficio turismo del Comune di Lucca per il coordinamento e l'assistenza delle produzioni audiovisive impegnate nelle riprese della città. Il bilancio nei primi 12 mesi è infatti di oltre 30 produzioni giunte a Lucca, in arrivo anche le telecamere della BBC che saranno in città ad agosto per registrare un noto reality. Piazza Napoleone in delirio per gli One Republic, 12.000 spettatori a Lucca per l'ultima tappa italiana della band pop rock statunitense molto amata in tutta Europa. Il gruppo, capitanato da Ryan Tedder, conta infatti più di 30 miliardi di stream e 20 dischi di platino solo in Italia. Lo show ha ripercorso i più grandi successi discografici e le ultime hit della band. Il prossimo a salire sul palco del Lucca Summer Festival sarà la leggenda della chitarra Pat Metheny. Ghivizzano festeggia il suo capitano Giovanni Di Lorenzo. Ghivizzano ha festeggiato il suo più celebre cittadino Giovanni Di Lorenzo, classe 93, difensore, capitano e campione d'Italia del Napoli. Un intero paese, o meglio il paesello come lo chiama lui, ha abbracciato domenica scorsa il suo capitano nella piazza 4 novembre, scaldata magistralmente con musica e cori prima dell'arrivo del calciatore dallo speaker dello stadio Maradona e vero mattatore Decibel Bellini. Adesso vi faccio salutare dalla telecamera, pronti? Su le mani tutti! Quando la piazza era bella calda, complice anche una torrida serata di luglio, è arrivato il tanto atteso momento dalle centinaia di tifosi giunti da tutta la Toscana. Di Lorenzo, con indosso la medaglia dello scudetto 2022-2023, che Napoli ha vinto per la terza volta nella sua storia, e dopo 33 anni, quando ad alzare il trofeo fu un certo Diego Armando Maradona, ha scambiato quattro chiacchiere col giornalista di Repubblica Paolo Lazzari. Nonostante sia il capitano del Napoli dello scudetto dopo Maradona, Di Lorenzo, come sottolineato dal primo cittadino di Coreglia Marco Remaschi, è rimasto un ragazzo semplice, un ragazzo attaccato alla terra che a lui ha dato i natali e soprattutto al suo bel paesello. Questo è il mio paesello, quando posso torno sempre perché sono legatissimo a questo posto, a questa piazza, a questo bar, insomma, che venivo sempre quando ero bimbo e ragazzino con i miei amici, e quindi ritornare è sempre un'emozione bella
ritornare stasera e vedere tutta questa gente qui per me è bellissimo, veramente. Poi sullo schermo una proiezione sulla carriera del difensore partenopeo, seguita con una certa commozione dal numero 22, che per l'occasione è stato raggiunto anche dalla figlia azzurra. Giovanni è stato poi omaggiato da quadri e magliette personalizzate, alcune delle quali da lui autografate, verranno rivendute all'asta e il cui ricavato sarà devoluto completamente in beneficenza. Ma è mancato anche il dono dell'amministrazione comunale Coreglina, un quadro raffigurante di Lorenzo che alza il trofeo della Serie A con sullo sfondo la torre di Castruccio, simbolo di Ghivizzano, che lo stesso capitano si è fatto tatuare per celebrare il suo bellissimo momento professionale e per non dimenticarsi mai le sue origini e la sua amata terra. Oltre 2500 spettatori al Gran Teatro di Torre del Lago per il Galà Pucciniano, secondo evento delle celebrazioni del centenario. Una serata di grande musica in onore del maestro Giacomo Puccini. Il concerto di domenica sera al Gran Teatro di Torre del Lago, primo evento a Viareggio promosso dal Comitato per le celebrazioni del centenario, è stato un successo di pubblico con oltre 2500 spettatori presenti e di critica. Le migliori arie di tutti i capolavori pucciniani eseguite dall'Orchestra del Teatro di Bologna con le voci di star internazionali della lirica: Ambrogio Maestri, Camilla Nilund, Afa Gabassova, Fabio Sartori e, applauditissimo, la stella Vittorio Grigolo, che ha concesso un bis per Lucevan le stelle. In prima fila i sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia, uniti dopo le polemiche del debutto a Lucca e decisi a dare un cambio di passo alle attività del comitato presieduto da Alberto Veronesi. Non ci occupiamo delle polemiche, ne siamo sempre voluti stare fuori e continueremo a starne fuori. Io dico solo una cosa, che il comitato è un ambito altamente istituzionale, non a caso è stato indicato dal Presidente del Consiglio e dal Ministero. Ecco, noi dobbiamo necessariamente mantenere questo livello istituzionale e non cadere nelle piccole provocazioni quotidiane. Io voglio sempre vedere l'aspetto positivo delle cose. Prendiamo quello che di buono c'è stato, il successo che è stato martedì a Lucca, il successo di stasera, e poi sicuramente le cose non stanno andando come vorremmo, però, ripeto, vediamo il bicchiere mezzo pieno, prendiamo quello che buono c'è stato, facciamone tesoro e cerchiamo di far sì che quello venga valorizzato e togliere ovviamente tutti gli ostacoli che ci sono indubbiamente sul percorso. Assolutamente, i tre comuni sono sempre stati insieme per quel che riguarda la programmazione e la condivisione di queste celebrazioni pucciniane. Stasera siamo insieme, ci godiamo questa bellissima serata e, come ho invocato in altri momenti, sicuramente sapremo dare anche un cambio di passo rispetto al programma delle celebrazioni. Il galà è stato anche occasione per il maestro Alberto Veronesi di commentare la scelta della fondazione di revocargli l'incarico e per ribadire la sua posizione in merito alla protesta durante la Boemme. Rivendica le sue posizioni Alberto Veronesi, defenestrato dalla Fondazione Puccini dopo la protesta andata a scena durante la prima della Bohème, quando Veronesi ha diretto l'opera bendato per colpa di una regia che ha definito troppo politicizzata e che, a suo dire, ha strumentalizzato Puccini. La cosa strana è che ci eravamo messi d'accordo e ci siamo stretti la mano nel dire non ci sarà alcun simbolo politico in questa opera. E vi è più che passava alle prove, vedo che invece venivano aggiunte sempre cose, e quindi alla fine mi sono trovato che era di fatto un comizio, diciamo, contro il governo, un comizio di carattere politico, che uno lo può fare, però non strumentalizzando Puccini e non soprattutto dicendo cose false a me, perché io ad Alberto Veronesi era stato detto che non ci sarebbero state alcune manifestazioni di carattere politico, strumentalizzazioni politiche. Una scelta che rifarebbe, anche se gli è costata il posto, ha dichiarato Veronesi, ribadendo anche lo scarso feeling che si era venuto a creare con il cambio al vertice della fondazione. Ma io non credo che ci fosse un particolare feeling tra me e la nuova presidenza, quindi piuttosto è meglio lasciare
però con un ricordo che andare a spegnersi e soprattutto chinare la testa. Quindi non bisogna cedere a queste strumentalizzazioni, non bisogna chinare la testa, bisogna andare avanti forti delle proprie idee. Io sono forte delle mie idee. 10 giorni di cultura e bellezza con il Monte Pisano Art Festival. Concerti diffusi, performance teatrali all'aria aperta e degustazioni nei frantoi e nei monasteri lungo le strade dell'olio del Monte Pisano e del Compitese. Si alza il sipario sul Monte Pisano Art Festival. Dal 22 al 31 luglio, 10 giorni immersi nella cultura e nella bellezza artistica e paesaggistica della Toscana. Buti, Vico Pisano, Vecchiano, San Giuliano Terme e Calci sono i comuni protagonisti della rassegna che si rinnova dopo una prima edizione di successo che ha attratto oltre 2.000 partecipanti. Come Camera di Commercio di Pisa l'anno scorso, quest'anno come Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, questo sta a testimoniare l'importanza che riveste un'iniziativa come questa anche per l'economia di un territorio come quello del Monte Pisano. Portare turisti a vivere il monte per noi è fondamentale. Ad ideare e organizzare l'evento sono le associazioni Fuori Opera e la Strada dell'Olio Monti Pisani, che anche quest'anno hanno preparato un fitto calendario di appuntamenti capace di unire arte, natura e cultura. Novità di questa edizione sarà il Fuori Festival, un grande evento collettivo in cui tutti gli attori del territorio animeranno le vie e le piazze con le loro iniziative, prodotti e performance artistiche. Durante questo periodo tutti i protagonisti, gli attori principali di quello che è il Monte Pisano riusciranno a raccontare, a organizzare degli eventi che saranno dedicati ai visitatori del monte, quindi da degustazioni a visite su bicicletta, a piedi del Monte Pisano. Siamo arrivati alla seconda edizione del Monte Pisano Art Festival che lanceremo il 22 luglio. Abbiamo scelto questo periodo di fine luglio per presentare quelle che sono le ricchezze di un territorio pieno di tesori. E lo facciamo attraverso appuntamenti culturali che vanno da spettacoli operistici a concerti a teatro, rappresentazioni teatrali. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, una breve pausa pubblicitaria e poi la nostra pagina sportiva.